buddismo, la religione e filosofia che si ispira agli insegnamenti di Siddhartha Gautama, risalenti al V secolo avanti Cristo, si diffuse rapidamente dall'India settentrionale all'Asia orientale. Per molti secoli l'arte buddista evitò però raffigurazioni esplicite del Buddha, alludendo alla sua figura attraverso simboli e segni più o meno astratti. Le prime sculture del Buddha risalgono al I-III secolo d.C., quando si creò una cultura ibrida che convogliava le tradizioni artistiche greco-romana e buddista in un'area geografica compresa tra Pakistan, Afghanistan e India nord-occidentale. Un regno indo-greco in cui furono introdotti numerosi elementi della cultura ellenistica. I primi ritratti del Buddha hanno la forma di statue stanti scolpite nello scisto, una pietra dura locale. Sono chiamati Buddha Gandhariani dalla regione di Gandhara, importante crocevia sulla via della seta, e colpiscono per elementi presi dalle convenzioni scultoree greco-romane. Indossano spesso abiti molto simili a toghe romane, le cui pieghe nel drappeggio sono scolpite con grande quantità di dettagli. Anche la posa di queste statue è più occidentale che asiatica. I piedi sono piatti, come previsto dalle scritture buddiste, e lo sguardo è rivolto in avanti, trasmettendo una generale impressione di equilibrio. Le teste inoltre sono spesso circondate da aureole, usate in Grecia per denotare la santità di una figura. I lineamenti del volto invece presentano sia forme idealizzate proprie della scultura greca, sia un'espressione classica serena e distante. Mentre le figure stanti in piedi costituiscono le prime rappresentazioni esplicite del Buddha, ne seguirono altre che assunsero pose differenti, le asana, raffigurazioni del dio seduto, disteso su un fianco, oppure in piedi con la mano destra sollevata in un gesto di allontanamento della paura e di protezione. Quando il buddismo si diffuse oltre le proprie radici indiane, l'influenza stilistica indo-greca si indebolì. L'arte buddista dei territori che vanno dal sud-est asiatico alla Cina, dalla Corea al Giappone, propose una versione adattata della tradizione iconografica indiana e alcune modifiche o aggiunte sono arrivate fino ai giorni nostri. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!